il senso di disillusione rispetto a una quantità di problemi da risolvere è palpabile all'interno della pellicola, ma ci sono cose, nella vita, che bisogna fare e portare a termine, impegni da non disattendere a prescindere da quale sia il loro costo. Tra i film più celebri e celebrati di uno degli indiscussi maestri del cinema recente, Kill Bill racconta la storia della sposa, un'ex assassina in cerca di vendetta contro i suoi precedenti colleghi e contro l'ex amante e datore di lavoro Bill, appunto, rei di averle fatto saltare il matrimonio e di averla quasi uccisa. Una spirale di violenza senza appello in cui nessuno rimane del tutto lontano dagli schizzi di sangue. Una delle cose curiose del mestiere del giornalista sono le coincidenze. Capita spesso, insomma, che qualcuno scriva un articolo e, tempo qualche giorno, la storia trattata subisca degli sviluppi di qualche tipo. Una sensazione simile a quella che ho provato io questa settimana nel cercare un nuovo argomento per l'appuntamento di Ad Occhi Aperti. Perché come probabilmente avrete notato i sempre meno numerosi giorni che ci separano della data dell'un grado maggio che avrebbe dovuto segnare. Lo sappiamo. La riapertura della linea ferroviaria Cuneo-Nizza hanno riportato di nuovo in auge il dibattito sulle condizioni della viabilità su rotaia della nostra provincia. Ed ecco quindi che i cittadini e il comitato dedicato alla linea ferroviaria hanno indetto proprio per il 1 grado maggio una manifestazione di protesta ovviamente pacifica in cui, sostanzialmente, i treni sulla tratta ce li portano loro. Un passo piccolo, forse, ma anche una bella idea originale ed impatto per far sentire la propria voce. Lo scorso appuntamento con Ad Occhi Aperti era tutto incentrato sul senso di disillusione che i cittadini tanti, anche se dovrebbero essere tutti della Granda, stiano provando da qualche tempo a questa parte rispetto alle tante situazioni di crisi relative alla viabilità di confine tra Italia e Francia, o almeno rispetto a quella che ci compete. Un pezzo forse un po' disilluso e depressivo, lo devo ammettere, ma che credo ancora sia verissimo. Come verissima è l'intenzione di quegli stessi cittadini di continuare a lottare per quella tratta. A combattere. E di combattimenti si parla in Kill Bill, specie nel primo volume che è oggetto di questo piccolo sproloquio. Il senso di disillusione rispetto a una quantità di problemi da risolvere è palpabile all'interno della pellicola, e lo è in particolar modo nell'ormai storica scena della battaglia contro gli 88 folli in Giappone. E nonostante non si abbia quasi mai la concezione che la protagonista della pellicola possa fallire nella sua ricerca di vendetta, ogni tanto qualche dubbio viene. Ma ci sono cose, nella vita, che bisogna fare e portare a termine, impegni da non disattendere a prescindere da quale sia il loro costo. E io, se posso, preferisco di gran lunga chi cerca di farlo stringendo in mano un treno giocattolo rispetto all'elsa di una katana. S.G.